È possibile dissentire senza per forza litigare? La domanda che ha animato l'incontro di formazione per docenti e genitori promosso dal secondo circolo didattico San Giovanni Bosco a Ruvo di Puglia sabato 16 marzo scorso. Imparare a confrontarsi in maniera efficace con chi ha un parere diverso dal proprio, soprattutto nell'era dei social, in vista di una disputa felice. Su questo hanno discusso la sociolinguista Vera Gheno e il filosofo social media manager Bruno Mastroianni. Sentiamo. Allora, intanto le chiedo quale influenza stanno avendo i social sul nostro linguaggio, lo stanno arricchendo o impoverendo? La risposta è dipende da come li usiamo. Il problema del linguaggio dei social è se il registro che usiamo sui social rimane l'unico che noi usiamo nella nostra vita. Se non abbiamo altri tipi di interazioni, dal vivo o anche per forma scritta ma più strutturate, allora ovviamente c'è il rischio che quello che noi facciamo sui social lo esportiamo in altri contesti e quello è un problema. Di per sé invece, se noi usiamo la lingua dei social sui social e la lingua di altri contesti in altri contesti, è nient'altro che un arricchimento. Io vorrei anche un po' assolvere gli adulti, perché nessuno gliel'ha insegnato a stare sui social, quando magari i ragazzi poi hanno problemi differenti sui social, cioè ce l'hanno anche loro, ma su molte cose hanno una competenza istintiva più grande perché ci sono nati. Io propongo tre parole chiave che vanno bene a tutte le età: dubbio rispetto alle competenze che si pensano di avere e quindi chiedersi se sappiamo abbastanza, per esempio, su un argomento per intervenire; riflessione, ripensare un attimo prima di premere invio se vogliamo veramente pubblicare in un contesto pubblico come quello dei social quello che stiamo per pubblicare; e infine silenzio, cioè anche se noi tendiamo a pensare di dover sempre avere un'opinione su tutto, esiste in realtà la possibilità di tacere, soprattutto quando non riusciamo ad avere un'opinione ragionata come invece dovremmo avere. È possibile dissentire senza litigare? Allora, è una strada molto impegnativa, ma è possibile, a patto che si faccia una doppia cosa, cioè si rispetti sia il dissenso che viene dall'altro, cioè quando l'altro ci presenta la sua differente visione, ma poi si prenda un impegno per esprimere la propria di differenza, cioè di fronte agli occhi di un altro riuscire a far capire, ad articolare secondo il suo punto di vista quello che vogliamo sostenere. Insomma, non si litiga se si rispetta il dissenso. Ma non è che i social stuzzicano molto di più il litigio più che il dissenso? Sì, diciamo che i social creano un sovraccarico di discussioni, cioè siamo preda di moltissime discussioni continuamente tra WhatsApp, Facebook, le varie piattaforme. Allora sta a noi, diciamo, mettere un ordine in questa situazione, cioè affrontare solo le discussioni che davvero possiamo portare a termine, quelle che davvero valide. I social di per sé, ma io direi l'interconnessione di per sé, è chiaro che ci porta ad un sovraccarico che può effettivamente alimentare la quantità di litigi. Qual è il ruolo della scuola, il ruolo della comunità educante? Il ruolo della comunità educante è quello di alfabetizzare i nostri ragazzi al confronto con opinioni diverse da quelle proprie. E quindi la scuola deve creare ambienti di apprendimento nei quali vengono stimolate opinioni diverse. I ragazzi devono abituarsi a confrontarsi, ad argomentare e a ragionare sulle proprie opinioni e ad arricchirsi dalle opinioni diverse dalle proprie.